nella Metamorfosi, scrisse che per indagare e spiegare la realtà bisogna farlo attraverso il mito. E questa sera vi parleremo di storie di uomini e di donne che dopo lo scoppio di un meteorite che ha distrutto un regno di 8 secoli di vita furono costrette a diventare briganti e brigantesse. Lo faremo attraverso la musica e attraverso la recitazione in lingua lagorina, lingua figlia dei placidi cassinesi. Vi racconteremo un secolo di storia, da far diavolo alla prima guerra mondiale. Cominciamo da Pierpaolo Pasolini e da Eleonora Pimentel Fonseca, femmina in grado. Che lo spettacolo inizia. Giustiziato fra diavolo, un altro brigante che con lui aveva combattuto diede filo da torcere ai giacobini francesi. Era nato nell'antica Agnone, l'attuale Villa Latina. Parliamo di Tit Panetta, che fece passare un brutto quarto d'ora anche ai galantuomini di Atina, come ascolteremo adesso in una cantata. Da persone tranquille e di famiglia, si ritrovarono all'improvviso con la scopetta in mano, costretti a difendere la propria casa, la propria terra, il proprio regno, persino il nostro Dio, da chi era venuto per fare l'Italia e invece aveva portato solo guerra e miseria. Ora ascolterete la storia di Rosa Antonucci, maritata Cicerone. I soldati napoletani, che dopo il Volturno e la caduta di Gaeta, continuarono a combattere sulle montagne. E in ricordo del 1799 si organizzarono in masse. Uno dei capomassa fu Cosimo Giordano, sovrano indiscusso del Matese. Cosimo Giordano era svietato con i nemici, ma molto, molto generoso con gli amici. Sono sempre in cerca di bottini di guerra, oro, soldi e femmine, come gli scasacani piemontesi che erano venuti qui con la bava alla bocca a cercare le nostre donne, perché le nostre donne erano e sono bellissime, sono sensuali, ma sanno anche difendersi bene e, come ascolterete, messe alla prova possono diventare delle tigre. A San Pietro infine fu una primula rossa, inafferrabile, uomo scaltro, insorgente leale. Per 10 anni non fu possibile catturarlo. Era un soldato dei corpi speciali, un soldato scelto. Si faceva chiamare Fra Diavolo. Fu una spina nel fianco per gli invasori e per i fiancheggiatori, sia da vivo che da morto. C'è chi la guerra l'ha finita prima e chi dopo, chi è caduto in un campo di battaglia e chi davanti a un plotone di esecuzione. Quando eravamo napoletani, mai abbiamo conosciuto la pellagra, l'ergotismo, l'emigrazione. Anzi, gli altri popoli venivano da noi e ci restavano. Con l'Italia, invece, da briganti, siamo diventati emigranti. E cominciò così anche la tratta dei fanciulli, giovani, nostri figli, venduti alle vetrerie belghe, francesi, che partivano e spesso non tornavano più. Quanti si sono arricchiti sulla disperazione. E poi dicono, italiani brava gente. Dopo la lettera di un fanciullo, ora ascolterete il grido di una madre, secondo di Borbone, il 32° re. Finisce un mondo, finisce una storia secolare e comincia un altro mondo. Un mondo dominato dai banchieri, dai borghesi, che giocavano. Giocavano alla Belle Époque e in nome della modernità. Mandavano a morire migliaia di giovani, come nella prima guerra mondiale.
che i sapientoni liberali chiamarono la quarta guerra di indipendenza. Nasce così l'Italia e il mito del soldato italiano. Il nostro viaggio è giunto quasi al termine e dopo aver ascoltato la storia di un prigioniero, aiutato da una simpatica vecchina, foraggiato, ma scoprirete da soli chi è, finirà come iniziato, in musica, e potrete anche abballare.